benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vi faccio vedere alcune creazioni che ho realizzato in questo periodo di resilienza a casa. Sono creazioni fatte con l'alluminio, ma un alluminio speciale perché è fatto con i fondi delle lattine della Coca-Cola, della Sprite, di qualsiasi tipo di lattina. Io ho lavorato appunto questo tipo di materiale e ho realizzato queste collane. Quindi spero che vi piacciono e procediamo quindi con la prima. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa. Allora, quindi come vedete, questi sono fondi di lattine, proprio il sedere della lattina. Sedere, sì, si dice così. Questo, diciamo così, è stato ritagliato, poi dietro l'ho smerigliato in modo tale che sparisse quella che era la data. E poi questo invece è stato schiacciato per creare questa forma un po' concava e un po' appunto lavorata in modo tale che prendesse la luce. E quindi questo è il primo, e poi c'è una goccia in resina. Poi il secondo è questo, sempre fatto nella stessa maniera ma alternando, diciamo così, quelle che sono le lavorazioni. Anche questo schiacciato. Questo invece completamente lucido e una goccia in resina. Anche questa qua è molto molto elegante, indossata. Spero che vi piacciono. Poi ovviamente possono essere messe con catenine, con quello che si vuole. Io ho messo questi cordini perché adesso in casa avevo solo questo, quindi poi ci sistemeremo. Poi ho fatto questa, che è più semplice ancora. Mettiamo a fuoco. È a fuoco. Allora, sempre questo è un fondo lucidato dietro con questa goccia in resina. Ecco qui, questo è ancora più semplice. Vi faccio vedere questa collana un po'. Allora, a me piacciono tantissimo le cose asimmetriche e quindi quando l'ho pensata è da, diciamo così, da indossare. È fatta così. Alluminio e resina. Non so bene come farmela vedere. Sempre con i fondi delle lattine tagliati in pezzi differenti. Questo è lavorato che sembra quasi la luna, lo vedete? Guardate. Cerchiamo di mettere a fuoco. Ok, resina. Il rumore è bellissimo. Ok,
Questa è un po' particolare, però veramente indossata è qualcosa di speciale. E appunto asimmetrica, perché a me piacciono le cose asimmetriche. E vabbè, questa è quella che ho realizzato. E poi, dicevo, scusate la pausa, però mi avevo dimenticato in un'altra stanza, vi faccio vedere tutta una serie di orecchini che ho fatto sempre riciclando l'alluminio delle lattine. Allora, il primo che vi faccio vedere, della quale ne vado molto fiera, diciamo così, perché mi piacciono molto, sono questi. Fondo di lattina. E la parte sopra è decorata con una rosa, presa appunto da un tovagliolo di quelli per fare il decoupage. Si mette fuoco. Con una perlina, riccioli di fil di ferro. Acciaio, non ferro, pallina in acciaio. Spero che mi sentiate, parlo piano perché è mattina presto, quindi questi li mettiamo qui. Secondo paio, eccoli qui, questi sul colore del verde, del grigio. Sono veramente leggerissimi, veramente leggerissimi. Vediamo di metterli a fuoco. Questi sono sempre tovaglioli di decoupage. Un altro paio, eccoli qui, con le farfalline. Perlina azzurra, poi, sempre con i fiori, questi su rosa. Scusate le luci flashate, spero che riescano a far vedere bene i colori. Siamo già a 8 minuti di video. Cercare di fare in fretta. L'altra parte ve la caricherò, magari carico anche lo scotch, fa un bagno. Ecco qui, questi. Sono piuttosto, se vogliamo dire la parola, eleganti, se vogliamo accettarle. Questi invece sono un po' più particolari. Questo è sempre alluminio e poi dietro è stato colorato. Invece, ad esempio, questo dietro, vedete, è stato lucidato con della semplice carta vetrata. Poi l'ultimo, che è questo, ancora con le farfalle. Questo dietro, lavorato con gli smalti. Perlina blu. Quindi niente, io vi ho fatto vedere queste creazioni che sono appunto le creazioni che ho realizzato utilizzando i fondi delle lattine. Continuerò sicuramente a farle perché mi è piaciuto tantissimo e anche perché ti dà la possibilità di avere qualcosa di diverso, riciclando un materiale che comunque fa sicuramente bene alla terra. Quindi niente, io spero che appunto le mie creazioni vi siano piaciute. Se è così, mettetemi un pollicino in su. E
E se non è così, invece ditemi anche come posso migliorare le mie creazioni. E niente, io spero di avervi fatto compagnia. Seguitemi sulla mia pagina Facebook e su quella di Instagram, sempre come La Dolcezza Vien Guardando. E quindi niente, io vi saluto, vi mando un grosso bacio. Appunto, seguitemi, mettete un pollicino in su, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E niente, e quindi ci vediamo al prossimo video con nuove novità. Ciao!